Buongiorno, in questo e nel prossimo video svolgeremo i due esercizi di JavaScript che sono già caricati su DIR. Se non l'avete ancora fatto, vi prego di svolgere prima gli esercizi da soli o quantomeno provare a svolgere gli esercizi e poi guardare questa soluzione passo passo. E quando caricherò questi video sulla pagina del corso, metterò anche un link alle soluzioni in modo che voi possiate comunque scaricare la versione. Una delle possibili soluzioni di entrambi questi esercizi. Il mio obiettivo è, io credo di fare due video, uno per il primo esercizio e uno per il secondo esercizio. Quindi il primo esercizio è questo, riguarda una sorta di libretto universitario. Vogliamo sviluppare un semplice programma JavaScript utilizzando quello che abbiamo visto finora, quindi gli array, le stringhe, i cicli. Le altre strutture di controllo e così via, per gestire in qualche modo i voti degli esami che avete preso in un anno accademico intero, quindi per esempio lo scorso anno. Quindi possiamo ipotizzare 5-6 esami in un anno. E che cosa dobbiamo fare in questo programma? Prima di tutto dobbiamo definire un array con i voti in ordine cronologico. In questo momento inseriremo i voti direttamente nel codice sorgente, quindi nel nostro file JavaScript. Ignoreremo il nome del corso, i crediti e la data, quindi ci fideremo che i voti inseriti nell'array siano effettivamente in ordine cronologico e considereremo gli eventuali 30 lode come 30. Dopodiché dobbiamo copiare l'array per mantenere una versione, diciamo, originale dell'array e una che andremo a modificare, e in quella che modificheremo dobbiamo eliminare i due voti più bassi, quindi cercare il minimo di quei voti per due volte in modo da poterli eliminare entrambe le volte. Dopo aver eliminato questi due voti, dobbiamo aggiungere due nuovi voti alla fine del nuovo array, che siano uguali al duale dei voti eliminati. Per esempio, elimino un 18 ed inserisco un 30, perché 18 è il minimo voto sufficiente che voi potreste, dovreste avere in un elenco di voti, e 30 è il massimo. Se elimino un 20, inserisco un 28, perché 20 dista 2 punti dal 18 e il 28 dista 2 punti dal 30. Quindi duali in questo senso. Dopo aver inserito questi due voti alla fine del nuovo array, occorre stampare a schermo entrambi gli array e confronteremo i voti prima, quindi quelli dell'array originale, e dopo questi miglioramenti, mostrando anche la media arrotondata in entrambi i casi, quindi la media dei voti dell'anno scorso nella versione originale e la media dei voti. Con questo inserimento di questi voti duali e voti eliminati, per vedere che la media dovrebbe essere effettivamente più alta. Perché ipoteticamente eliminiamo, non so, un 18, un 19 e inseriamo un 29, un 30. Quindi ci aspettiamo che la media sia leggermente più alta. Questo esercizio sarà scopo di questo primo video. Cosa ci serve per fare questo esercizio, diciamo da un punto di vista software? Beh, ci serve sicuramente il testo dell'esercizio che abbiamo qui, ci serve un browser, per esempio Chrome, con la documentazione di JavaScript. Io qui ho aperto due pagine che ci saranno sicuramente utili. Una è la reference di JavaScript per quanto riguarda gli array, in cui c'è la descrizione dell'array. E alcuni esempi di come si può fare un loop sull'array, come si aggiunge alla fine di un array, come si rimuove dalla fine di un array, eccetera, 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 cose che abbiamo già visto nella lezione, essenzialmente. Quindi un po' di esempi e poi il costruttore, le eventuali proprietà dell'array, i metodi e i vari metodi appunto dell'array, come push, come shift, come splice, eccetera. Quindi buona parte, i metodi che abbiamo visto nelle slide sono tutti riportati qui e qui ce n'è anche qualcuno in più,
rispetto a quello. L'altro tab è sempre relativo a JavaScript, sempre relativo agli array, solo che non è nella reference, è nella guida di JavaScript, che contiene all'incirca le stesse informazioni della reference, ma in un altro formato. Quindi se per esempio noi cerchiamo splice, che è un metodo per rimuovere gli elementi da un array, un metodo che ci servirà, qui è presente in questo formato, con una breve descrizione e un esempio, invece da quest'altra parte è presente in molteplici esempi e anche come sua definizione. Cliccando su questa definizione andremo a una pagina dedicata che mostrerà di nuovo la definizione di splice e permetterà anche di avere un piccolo esempio dimostrativo e poi la sintassi, tutti i parametri, eccetera, 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 altri esempi e così via. Quindi questa è la documentazione che ci può servire per svolgere questo esercizio. La seconda cosa che ci serve, la terza anzi, oltre al testo e il browser, è Visual Studio Code. Perché scriveremo qui i nostri due esercizi e li proveremo. Allora, io ho appena aperto Visual Studio Code e c'è un file vuoto, senza titolo, non salvato, aperto, di formato testuale, quindi non è ancora un file JavaScript, non viene riconosciuto come file JavaScript. La prima cosa che farò è cliccare qui sull'Explorer e aprirò una cartella. Che cartella? Io ho creato una cartella che si chiama 01src che conterrà il sorgente di questi esercizi. Quindi in questa cartella mi aspetterò di avere il file relativo all'esercizio 1 e il file relativo all'esercizio 2. Quindi li metterò insieme e aprirò questa intera cartella, in modo che JavaScript, che Visual Studio Code mi mostri entrambi i file sorgenti qui e possa io quindi navigare e spostarmi dall'uno all'altro, dato che sono entrambi nella stessa cartella. Questo è un modo di procedere. È anche possibile ovviamente creare un singolo file e salvarlo da qualche parte senza aprire la cartella. Per comodità, così abbiamo tutto nello stesso posto e possiamo procedere e eventualmente anche spostare codici da un esercizio all'altro se ci servisse. Quindi io aprirò una cartella che è qui, esercizi 01src. Allora, la cartella ovviamente è vuota in questo momento e non ci sono editor. Quindi possiamo creare un nuovo file. Io sto utilizzando i menu per creare un nuovo file, si possono anche usare le scorciatoie da tastiera come Ctrl N se siete su Windows o su Linux o Command N se siete su Mac. Vedete, così si crea un nuovo file. A questo punto ho un file, possiamo prima di tutto salvarlo nella nostra cartella. E lo possiamo chiamare esercizio1.javascript. Ecco, quindi vediamo che nella nostra cartella adesso possiamo aprire il file e Visual Studio Code ci dice anche che l'editor ha un tab aperto che è questo esercizio1.javascript, che è riconosciuto come file JavaScript vero e proprio. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è inserire use strict, perché abbiamo detto che abilitiamo sempre lo strict mode in ogni caso. Fatemi aumentare un pochino lo zoom e magari mi metto tutto schermo, così dovrebbe essere più visibile. Ok, questa possiamo chiuderla. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto definire l'array con i voti, con questo limitazioni che ci siamo dati. I voti nel codice, no nome del corso, no crediti, no data, quindi non faremo una media pesata dopo, faremo una media normale, come se tutti i voti avessero lo stesso numero di crediti e considereremo i 30 lode come 30. Quindi possiamo creare un array che possiamo chiamare voti.
con dentro i nostri voti. Mettiamone, ipotizziamo che in un anno appunto voi abbiate 5-6 esami, quindi inseriamo un 18, un 30, un 30, un 27 e un 24. Quindi 5, aggiungiamone 6, un 25. Quindi questi sono i nostri voti originali, 6 esami dati l'anno scorso. Due andati molto bene, uno non tanto, e gli altri tre tra il discretamente bene e il molto bene, e il bene. E questa è fatta. La seconda cosa che ci chiede è di copiare l'array e eliminare i due voti più bassi. Allora, copiare l'array, di nuovo la parte relativamente facile, noi sappiamo che, quindi creiamo una nuova variabile, che chiamiamo voti migliori. Allora, notate innanzitutto che come vi dicevo, le variabili devono iniziare, non possono iniziare con un numero, ma devono iniziare con delle lettere, con un segno del dollaro, con l'underscore, e se dovete avere variabili con nomi più lunghi, potete usare il camel case, quindi invece dove mettereste uno spazio in italiano, invece di un underscore, mettere la maiuscola, esattamente come per esempio fate in Java. Come possiamo copiare l'array? Allora, sappiamo dalla lezione che scrivere così non effettua una copia dell'array perché il simbolo di uguale non è un simbolo di copia, è un simbolo di assegnazione e quindi in questo caso noi non faremmo effettiva copia. Andando a modificare voti migliori, modificheremo anche voti. Quindi questo è sbagliato. Sempre dalla lezione sappiamo che abbiamo almeno tre modi per copiare un array. Quello, diciamo, standard è usare questo array.from. Array.from genera un nuovo array da, vedete, crea un array da un oggetto iterabile e l'oggetto iterabile, un array è un oggetto iterabile. Quindi il primo modo per copiare questo array è appunto fare così. Quindi voti migliori uguali array from voti. L'altro modo, uno degli altri modi, è per esempio usare quell'operatore di spread che abbiamo visto verso la fine della lezione sugli array. Quindi questo spread, vi ricordo, che prende questo array e lo scompatta al di fuori di un array, quindi lo fa diventare 18, 30, 30, 30. E noi prendiamo questo array scompattato e lo rimettiamo all'interno di un altro array. Quindi riempiamo un array con il contenuto, solo con il contenuto, dell'array di questo array. Quindi è come se facessimo copia di questi sei numeri e li mettessimo in un nuovo array. E questo è fatto. Quindi mettiamo un paio di commenti. Array con i voti originali, array per ospitare i voti migliorati, diciamo così, mettiamo migliorati tra virgolette. Notate che io ho dichiarato questo come const, questa l'ho dichiarato come const ovviamente perché sappiamo che non dobbiamo comunque modificarlo, anche non fosse un array, sappiamo che quello dei voti deve rimanere immodificato. E che preferiamo comunque usare const quanto possibile. Ho dichiarato anche questo come const, perché come vi dicevo nella lezione, const impedisce la riassegnazione, ma non la modifica del contenuto e del suo valore. Quindi non possiamo riassegnare un qualcosa di diverso che non sia questo array a voti migliori, ma possiamo modificare il contenuto di questo, del valore di voti migliori, che sarà un array nel nostro caso. Quindi, prossimo passo, eliminare i due voti più bassi. Allora, come possiamo, quindi, separiamolo in fasi, cercare i voti più bassi e eliminare i voti più bassi, i due voti più bassi. Come possiamo, fare? Beh, i voti più bassi saranno il minimo,
Quindi il primo punto più basso sarà il minimo di questo array, quindi il 18, e poi il secondo punto più basso sarà il minimo dell'array a cui abbiamo tolto il primo voto basso, quindi dell'array senza il 18, e quindi dovremmo trovare 24. Quindi essenzialmente dobbiamo calcolare il minimo due volte. O meglio, dobbiamo calcolare il minimo, eliminare il voto, ricalcolare il minimo ed eliminare il voto. Perché se calcoliamo il minimo due volte sullo stesso array, ovviamente ci restituirà due volte questo 18. Allora, come possiamo calcolare il minimo? Beh, possiamo calcolare il minimo nel modo che manualmente, quindi facendo un ciclo per ogni elemento dell'array. Aprendo le parentesi graffe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per ogni elemento, prendere il valore, se il valore è minore del valore precedente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi calcolare il minimo a mano, come dovremmo saper fare da corsi di algoritmi, oppure vedere se JavaScript ha qualche funzionalità che ci permette magari di calcolare il minimo. Allora, andiamo a vedere. Possiamo ipotizzare che esista qualche funzionalità. Quindi proviamo. Apriamo un altro tab, così questo non lo perdiamo. E guardiamo se nella reference c'è qualcosa che ha a che fare con la matematica. Per esempio, tra i numeri c'è mat. Mat è un oggetto che ha proprietà e metodi per costanti matematiche e funzioni. Ok, vediamo se c'è, non tra le sue proprietà, ma tra i suoi metodi, un qualcosa che ci permette di calcolare il minimo. Quindi qui c'è seno, coseno, esponenziale, logaritmico, potenza, massimo, minimo. Ritorna il numero, il più piccolo tra 0 o più numeri. Allora, guardiamo questo minimo com'è strutturato. Questo minimo ritorna appunto il valore più basso, esattamente come un minimo, oppure non un numero, not a number, none, se ogni parametro non è un numero e non può essere convertito in uno. Quindi se facciamo minimo di ciao, ovviamente non otteniamo un not a number, perché minimo non può essere ciao. E guardiamo gli esempi un attimino. Ecco, notate che min, dagli esempi, ma anche credo dalla dichiarazione. Adesso dalla dichiarazione è un po' più complicato perché ci sono tante parentesi quadre che potrebbero ingrannare, ma vedete che min dagli esempi vuole come parametri dei numeri, non vuole un array, vuole proprio i numeri tra cui calcolare il minimo. Quindi 2, 3, 1, meno 2, meno 3, meno 1, e ci fa vedere in questo esempio che se noi abbiamo un array possiamo per esempio usare l'operatore di spread per appunto estrarre i valori dell'array e utilizzarli direttamente nel minimo. Quindi se noi scrivessimo mat.min array dovremmo ottenere not a number e possiamo provare. Quindi cerchiamo il primo voto più basso. E eliminiamolo. Eliminiamolo. E come cerchiamo il primo voto più basso? Quindi mat.min. E noi sappiamo che qui dovremmo mettere dei numeri perché funzioni, ma vogliamo vedere cosa succede se invece mettiamo un array. Notate che JavaScript, che Visual Studio Code ci dice appunto che qui punto 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 values. Quindi si aspetta dei valori eventualmente in spread di tipo numero e restituisce un numero. Quindi se noi facciamo così, salviamo e proviamo a
ad eseguirlo, che magari mettiamo minimo, voto minimo, e magari possiamo fare console.log voto minimo, magari che punto e virgola, e noi proviamo a eseguirlo. Ci dà un errore, ci dice un errore ovvio, ci dice che voto minimo non è definito. Questo perché io ovviamente non ho definito voto min in nessun modo, l'ho utilizzato senza let e senza const, sbagliando. E siccome siamo in strict mode, questo non è permesso. Nonostante in JavaScript sia valido avere una variabile senza let, senza const, senza var, quindi implicita, nello strict mode non è possibile. Quindi mettiamo let, puliamo questa console e salviamo e riproviamo a eseguire. Ok, vedete che stavolta non c'è l'errore, ma ci dice che voto min stampando è not a number. Come ci aspettiamo? Questo perché appunto min vuole non un array, ma una serie di numeri separati da virgola, quindi tanti numeri. Tanti parametri, ogni parametro è un numero. Quindi, dato che noi abbiamo un array e conosciamo l'operatore di spread, possiamo usare l'operatore di spread per avere esattamente quello che min richiede, una serie di numeri separati da virgola. Se noi lo salviamo e lo rieseguiamo, giustamente questa volta lui ci dice che il voto minimo è 18, come ci aspettiamo. Perfetto. Ora abbiamo il voto, dobbiamo eliminarlo. Come possiamo eliminare un qualcosa da un array? Sappiamo che ci sono vari modi, possiamo usare il pop per estrarlo in fondo. Riprendiamo un attimo i metri. Se vogliamo estrarlo dal fondo, possiamo usare pop, ma noi non sappiamo esattamente in quale posizione sia il minimo, il numero minimo che viene trovato. Noi sappiamo, perché lo vediamo, che il 18 è il primo, ma una volta che abbiamo tolto il 18 dovremmo togliere il 24, che non è né l'ultimo né il primo. Quindi tutti i metodi di estrazione di pop o shift, che appunto estraggono all'inizio o alla fine dell'array, non possono essere utilizzati. Noi dobbiamo togliere un numero in una posizione casuale all'interno dell'array. Quindi cerchiamo qualcosa che ci possa risolvere il problema. Per esempio questo, rimuovere un item sapendo la sua posizione di indice, splice. Togliamo un elemento, splice ha due parametri. L'elemento di l'indice, l'elemento a cui bisogna, l'indice a cui iniziare a modificare l'array, a iniziare a eliminare l'array, quanti elementi vogliamo eliminare, 1, 2, eccetera, e gli eventuali elementi, questi, vedete start, delete count, che è opzionale, un intero che indica il numero di elementi nell'array da rimuovere da start, quindi da una posizione quanti ne vogliamo rimuovere, e eventuali elementi da aggiungere all'array iniziando da start. Se non sono specificati, splice rimuoverà solo gli elementi dell'array. E splice ci ritorna un array che contiene gli elementi eliminati, nel caso questi elementi ci servissero in qualche modo. Quindi splice sembra la soluzione giusta. E abbiamo bisogno di due informazioni, essenzialmente, quanti elementi eliminare? Uno, direi, in maniera lineare, da un certo indice. Quindi l'altra informazione che ci manca è qual è l'indice di questi minimi, di questo elemento minimo che dobbiamo eliminare. Allora, possiamo definire
una variabile che possiamo chiamare posizione, in cui andiamo a cercare la posizione di questo voto minimo all'interno dell'array voti. E all'interno dell'array voti migliori, perché dobbiamo poi eliminarlo da lì e non dobbiamo modificare voti. Quindi voti migliori punto index of. Index of di che cosa? Del valore da trovare all'interno dell'array. Quindi l'indice di voti, voto minimo. Abbiamo l'indice di voto minimo, a questo punto possiamo voti migliori punto splice di che cosa? Posizione, virgola 1. Quindi da quale elemento iniziare a cancellare e quanti elementi dobbiamo cancellare, quindi solo uno. In questo modo cerchiamo il primo voto più basso e lo eliminiamo. Ecco, se le nostre specifiche ci chiedessero di aggiungere due nuovi voti uguali al duale dei voti eliminati nella stessa posizione dei voti che abbiamo eliminato, noi qui potremmo scrivere, per esempio, voto duale. Noi qui potremmo aggiungere voto duale in modo che ci toglie l'elemento alla posizione x, quindi splice toglie l'elemento, un elemento alla posizione x e al suo posto aggiunge voto duale. Questo non è quello che la specifica che l'esercizio ci chiede di aggiungerli in fondo. Però, se ce lo chiedesse e noi avessimo calcolato già qual è il voto duale, potremmo farlo, potremmo direttamente con un'operazione eliminare il 18 e rimpiazzarlo con un 30, in modo anche da mantenere l'ordine cronologico di questi dati. Le specifiche ci chiedono inseriscilo in fondo e quindi noi lo inseriamo in fondo. Però questa è un'alternativa che possiamo ipotizzare. Ovviamente, prima di fare una cosa così, voto migliore, voto duale. Prima di fare una cosa così, avremmo dovuto calcolarci voto duale. Non ci serve memorizzare quello che ci restituisce questo operatore, splice, in questo caso ci restituisce 18, perché noi sappiamo già qual è il voto che togliamo, che è questo 18. Quindi otterremo una variabile, metteremo un valore nella variabile che non ci serve perché noi abbiamo già il voto più basso da eliminare. Poi dovremo fare la stessa cosa per eliminare il secondo voto. Allora, in prima battuta facciamo così, copiamo e incolliamo questo. Poi possiamo ovviamente migliorare questo, per esempio con un ciclo. E allora facciamo copia e incolla, ma ovviamente dobbiamo modificare il nostro programma, perché non possiamo avere voto min ridefinito con let e posizione ridefinita con let. E prima di tutto, in secondo luogo, a noi ci serve sapere quali sono i due voti più bassi perché dobbiamo poi calcolare il duale dei voti eliminati. Quindi quello che potremmo fare in prima battuta è togliere questi due let, tanto voto min e posizione sono definiti in precedenza, e potremmo calcolare, quindi questo ci calcola il primo voto minimo, il voto più basso, lo rimuove dall'array voti migliori, poi ci trova il secondo voto più basso, questa volta non da voti, in realtà neanche la prima volta da voti, ma da voto migliore, perché noi di nuovo non vogliamo toccare voti, vogliamo solo modificare voti migliori, quindi utilizziamo voti migliori, che al primo passo non cambia niente, ma al secondo sì. Quindi
cerchiamo il voto più basso da voti migliori, lo togliamo, e poi dal nuovo voti migliori, che sarà lo stesso di prima, ma senza il 18 nel nostro caso, togliamo il secondo elemento. Quindi, innanzitutto, proviamo a vedere se fin qui è tutto ragionevolmente giusto. Quindi stampiamo semplicemente voti migliori e vediamo qual è il risultato. Perché non va? Aspettate un attimo. Ah, ecco qua. Era chiusa e non l'ha riaperta immediatamente. Allora, puliamo la console di debug e rieseguiamo questo. Allora, vedete che se noi lo rieseguiamo, otteniamo 30, 30, 27, 25. Che numericamente è corretto, perché erano 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne abbiamo tolti 2, quindi è giusto che rimangano 4. E abbiamo tolto effettivamente i voti minori, il 18 non c'è più ed è corretto, e il 24 non c'è più ed è corretto. Quindi, adesso riduciamolo solo, che poi non fa fatica a ricomparire. Quindi sembra tutto effettivamente corretto. Fino qui. Quindi abbiamo cercato il primo voto, eliminato, cercato il secondo voto, eliminato. Ora quello che ci chiede è aggiungere due voti alla fine del nuovo array uguali al duale dei voti eliminati. Quindi potremmo qui chiamare voto duale. Cos'è il voto duale? Noi sappiamo che se togliamo un 18 dobbiamo aggiungere un 30, se togliamo un 20 dobbiamo aggiungere un 28, se togliamo un 21 dobbiamo aggiungere un 27 e così via. Quindi dobbiamo aggiungere un voto, quindi 20 e 28. Come calcoliamo questa differenza? Per esempio possiamo dire che se noi togliamo 20, dobbiamo, vuol dire che abbiamo due punti di differenza rispetto al 18. Questi due punti dobbiamo sottrarli dal 30. Quindi 30 meno 2 ci dà il 28, che è esattamente il voto che abbiamo qua. Riproviamo sotto, se questa formula funziona, 30 meno 21 meno 18. 21 meno 18 fa 3, 30 meno 3 fa 27. E questo 21 è lo stesso 21 che è qua. Quindi la formula che possiamo usare per calcolare il duale è 30 meno voto min, che è il voto che andiamo a togliere, è meno 18. Quindi la nostra base di partenza. A questo punto, in fondo, dopo l'eliminazione, potremmo aggiungere i due voti che abbiamo chiamato duali. Quindi questo in realtà è il primo voto duale e poi avremo bisogno di un secondo voto duale. Ora, questo voto duale io li sto mettendo in due variabili che sono numeriche, ma potevamo per esempio metterli in un array. E quindi a quel punto aggiungere, concatenare i due array, se tanto dobbiamo aggiungerli in fondo. E quindi, però, facciamo una prima ipotesi in questo modo. Quindi aggiungiamo i due voti duali. E come si aggiunge qualcosa a un array, aggiungere in fondo i due voti duali. Quindi aggiungere i due voti alla fine del nuovo array. Come si aggiunge qualcosa alla fine di un array? Dalla documentazione sappiamo
che per aggiungere alla fine di un array dobbiamo usare push e l'elemento da aggiungere. E se andiamo a vedere come funziona push, ci dice che aggiunge uno o più elementi alla fine di un array, quindi possiamo in un colpo solo aggiungere entrambi gli elementi duali, e ritorna la nuova lunghezza dell'array. Quindi se ci servisse una lunghezza dell'array, potremmo fare così. Quindi aggiungiamo i fondi dei voti duali, quindi voti migliori, punto, push, primo voto duale, virgola, secondo voto duale. Proviamo a vedere. Se è corretto, come prima, facciamo console.log voti migliori ed eseguiamolo. Allora, abbiamo lo stesso array di prima, stavolta di nuovo di 6 posizioni, perfetto. Gli ultimi due sono un 30 ed è corretto perché abbiamo tolto un 18 e un 24. Che 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sono 6 punti e casualmente è esattamente a metà il 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quindi abbiamo tolto e rimesso lo stesso elemento in questo caso, dato che qui il minore era il 24. Però l'abbiamo aggiunti in fondo. Ora, se noi volessimo magari migliorare un pochino questo codice, come potremmo fare? Beh, per esempio, potremmo avere una variabile che chiamiamo voti duali, che è un array, e usare questo array per memorizzare entrambi i voti duali. Quindi voti duali. Allora, come aggiungiamo qualcosa a un array? Andiamo a vedere nella documentazione. Lui ci dice, beh, possiamo sempre fare push o shift, o unshift per aggiungere, oppure possiamo direttamente aggiungerli alla posizione. Ma facciamo punto push, tanto in questo caso l'array è vuoto, e 30, no, di questo, e poi facciamo la stessa cosa sotto. E a questo punto qui possiamo, invece di aggiungere primo voto duale, secondo voto duale, potremmo o scrivere voti duali di 0, virgola, voti duali di 1, oppure, dato che sappiamo che sono solo due, potremmo scrivere, usare l'operatore di spread e dire direttamente voti duali. Di nuovo verifichiamo che tutto abbia funzionato correttamente. E ho chiuso di nuovo la debug con la console di debug. E vediamo di nuovo, rieseguiamolo, puliamo questa console e rieseguiamola. E vediamo di nuovo che effettivamente abbiamo aggiunto un 30 e un 24, che sono i voti che ci aspettavamo di aggiungere. Se volessimo ottimizzare di nuovo un pochino, magari dopo, finiamolo prima. Ok, dopo aver aggiunto i due voti, dobbiamo stampare a schermo entrambi gli array, e questo è facile, quindi stampare a schermo gli array, quindi console.log voti e console.log voti migliori. E confrontare i voti prima e dopo i miglioramenti mostrando anche la media. Quindi cosa vuol dire in questo caso? Non è che andiamo a fare un confronto puntuale con tutti i voti, anche perché avendo aggiunto in fondo abbiamo perso l'ordine cronologico corretto dei voti, però possiamo confrontare le loro medie. Quindi qua abbiamo stampato a schermo gli array, possiamo calcolare la media per entrambi gli array. Allora, come prima, come facciamo a calcolare la media? Beh,
controlliamo se per caso nell'oggetto mat ci sia un qualcosa che ci fa calcolare la media. Direi di no. Direi di no. Average, mean non si trovano. Quindi niente, la media dobbiamo calcolarcela a mano. Come calcoliamo la media? Dobbiamo farlo due volte per entrambi gli array. Quindi abbiamo bisogno di una variabile che contenga la media e che inizializziamo a 0 e poi facciamo un ciclo per costante di voti, perché dobbiamo calcolare l'array della media per entrambi gli array, quindi cicliamo su voti e media più uguale b. Quindi facciamo la somma, come calcoliamo la media? La somma di tutti i valori diviso la lunghezza, diciamo, il numero dei valori che abbiamo sommato. Quindi facciamo la somma di tutti i valori dobbiamo poi fare questa somma diviso, quindi se lo scriviamo per lungo, diremo che media è uguale a media diviso quanti, diviso 6, perché noi sappiamo che il nostro array ha 6 valori. Questo 6 ovviamente è brutto da mettere così direttamente nel codice e quindi possiamo dire voti.length, che è la lunghezza dell'array, che sarà di nuovo 6 nel nostro caso. Se vogliamo scriverlo in maniera più compatta, possiamo usare, come abbiamo usato più uguale, possiamo usare diviso uguale. Quindi media è uguale a media diviso voti, la lunghezza del voto. E ci chiede la media arrotondata, quindi qui potrebbe uscire magari 25,2 e dobbiamo arrotondarla e poi ci chiede di mostrarla, quindi di stamparla a schermo. Quindi arrotondiamo la media. Questa volta ci sarà un operatore di arrotondamento, eccolo qui. Ritorna il valore dal numero arrotondato all'intero più vicino. Quindi un 25,2 diventerà 25, un 25,6 diventerà 26. Quindi mat.round media e lo andiamo a risalvare in media, che tanto è una variabile collect, e possiamo mostrare la media console.log media. Dobbiamo poi rifare la stessa cosa per l'altro array. Quindi calcolare la media per voti per l'array con i voti originali, mostrare la media dei voti originali. Calcolare la media per l'array dei voti migliorati e mostrare la media dei voti migliorati. Quindi cosa cambia? Che qui invece di voti dobbiamo mettere voti migliori e qui la lunghezza sarà uguale, ma utilizziamo la lunghezza di voti migliori e dobbiamo togliere questo let, perché media esiste già, ma dobbiamo reinizializzarlo ovviamente a 0, perché altrimenti sommiamo alla media precedente. E in questo caso stampiamo la seconda, media. Ovviamente questa ripetizione di codice è molto brutta. Quello che potremmo fare, per esempio, è mettere questa in una funzione. Ma dato che noi le funzioni non le abbiamo ancora viste, ci asteniamo da fare questo.
Però ovviamente questo potrebbe andare nella funzione il cui parametro sarà voti, e quindi una volta chiameremo la funzione passando l'array voti, l'altra volta chiameremo la funzione passando l'array voti migliori. Quindi non è fantastico, ma si può fare. La stessa cosa può valere per tutta la parte del minimo. Potremmo fare una funzione che calcola il minimo, il voto duale e che calcola il minimo e il voto duale. In questo modo noi passiamo una volta, chiamiamo la funzione tutte le volte che ci servono, in questo caso 2, e ci facciamo calcolare automaticamente il voto duale. In questo modo possiamo poi eliminarlo. Questo in realtà potremmo anche farlo con un ciclo. Noi sappiamo che dobbiamo ciclare 2 volte, dobbiamo farlo per 2 volte, quindi possiamo racchiuderlo in un ciclo. Ok, mettiamo qualche. Ok, innanzitutto vediamo se funziona e cosa viene. Io ho richiuso per sbaglio la debug console, la riapro, la pulisco e faccio di nuovo run. Ok, vedete che la prima volta è 18, 30, 30, 30 all'array originale, questo l'array modificato, la prima media è 26, la seconda media è 28, arrotondata. Quindi abbiamo effettivamente giustamente migliorato perché abbiamo ripensato un 18 con un 30. Ok, proviamo ora magari a scrivere qualcosa. Per esempio, qui potrebbe essere un voto, un media dei voti originali, più media, e giusto per capire cosa stiamo guardando, e qui è media dei voti migliorati. Ecco, notate che se io volessi ovviamente utilizzare delle virgolette doppie all'interno di una stringa aperta con le virgolette doppie, devo usare l'operatore di backslash per dire che questo è una parte della stringa, non è la fine della stringa, oppure posso semplicemente usare la virgoletta singola se mi accontento di quella. Se eseguiamo run, vediamo che abbiamo di nuovo le scritte corrette. Proviamo anche a aggiungere qui. Quindi questi sono voti originali e questo è voti migliorati. E chiuse virgolette doppie. Puliamo, rieseguiamo run. Ovviamente il 2 punti andava dentro. Allora, voti originali, è corretto, ma ci mancano gli spazi, sono 18. Vedete cosa è successo? È successo che mentre prima vedevamo come risultato array di 6 e poi aperta quadra 18, 30, 30, 27, 24, 25, adesso invece è tutto diventato di fila senza le parentesi quadre. Questo perché JavaScript ha cercato di convertire, anzi ha convertito, dato che questa è una stringa e questo è un array, ha convertito l'array in una stringa. Quindi se noi volessimo mantenere, stampare un aspetto, diciamo, da array, potremmo, per esempio, aggiungere delle parentesi quadre prima e dopo. Questo, prima e dopo, sia su voti che voti migliore. Ok, i voti originali sono questi, i voti migliorati sono questi, la media dei voti originali è 28, la media 26, la media dei voti migliorati è 28. Ok, quindi questo ci dà questo primo esercizio che appunto potremmo, come dicevo, migliorare se sapessimo ufficialmente fare delle funzioni, per esempio mettere questo in una funzione, e magari anche questo parte della ricerca e dell'eliminazione del voto, potrebbe essere un'altra funzione in modo da non avere il codice duplicato. Oppure questa parte sulla ricerca del voto più basso potrebbe anche essere in un ciclo, perché dobbiamo farlo esattamente 2 volte e con gli stessi esatti parametri. Quindi proviamo intanto a migliorare
questo, se vogliamo, quindi for const, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare il minimo 2 volte, anzi no, lasciamolo così. Sappiamo che potremmo migliorarlo con un ciclo, ma per ora lasciamolo così. Al massimo ci torniamo dopo.